Buonasera e bentrovati a tutti i telespettatori di Caffè TV24 da Eleonora Passarella in questa nuova edizione del TG Nord-Est. Iniziamo con la cronaca nell'intervento, poco dopo le 13 di oggi, dei Vigili del Fuoco, intervenuti all'ingresso dell'A27 del casello di Treviso Nord a Villorba per un incidente tra due auto, il cui bilancio è di un decesso e di un ferito. I pompieri, accorsi da Treviso, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre un uomo, forse colto da un malore, è stato a lungo rianimato dal personale del SUEM, ma invano, e da lì la constatazione del medico intervenuto del decesso. Assistita dai sanitari invece l'altra conducente, condotta in ospedale per ulteriori accertamenti e cure. La polizia stradale ha eseguito così i rilievi del sinistro, mentre le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle ore 15 circa. La notte scorsa, poco prima delle 22, i vigili del fuoco sono intervenuti anche in autostrada 13 tra gli svincoli di Monselice e Terme Eugane per un incidente tra tre auto. Una persona è deceduta, tre invece i feriti. I pompieri, accorsi da Este, hanno messo in sicurezza i mezzi e recuperato una persona ferita finita nella scarpata con l'auto. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari del SUEM e trasferito in ospedale, come anche le altre due persone. Niente da fare invece per un uomo deceduto sul colpo. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale, mentre le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle ore 3. Ci spostiamo ora a Padova con la presentazione del bilancio sociale 2022 del MAP, un elemento di trasparenza e di condivisione per presentarsi in maniera moderna, efficiente ed efficace, con un impegno per la solidarietà, ma anche per l'inclusività e l'informazione, con tanti anche nuovi progetti. Nell'intervista il presidente del MAP, Maurizio Saia. Vediamo. Il bilancio sociale è prodromico questo perché di fatto è funzionale a una carta di servizi che noi di fatto abbiamo già anticipato da un paio d'anni. Diventa un elemento importante di trasparenza, quello su cui ho puntato moltissimo, e di condivisione, quella che non sempre è compresa nel mondo in cui sto lavorando e sono in scadenza in questa triennale incarico che il sindaco mi ha dato. Ed è uno strumento che ci fa migliorare ogni anno perché ci pone degli obiettivi o ci rende consapevoli di certe cose che sono da migliorare e che magari non avevamo visto e non aveva visto neanche chi ci sta dentro come il mio direttore da 20 anni, perché è normale che quando ti abitui a regole e a sistemi che com'è quando a casa c'è qualcosa che non va, tu ci vivi e non ti accorgi più, poi arriva uno e dice guarda quella roba non va bene. Ecco, questo bilancio sociale diventa anche un elemento di aiuto per migliorare. Poi anche c'è anche la parola stessa, la parte sociale, è stata una grande attività da parte del MAP in un periodo di crisi, Covid, guerra, eccetera. Anche adesso che stiamo aiutando un comune alluvionato in Romagna, si è accelerato in maniera importante anche con la generosità dei grossisti e non solo dell'organizzazione del MAP, per fare bene, insomma, dare a chi non ha. Assolutamente, un'enorme apertura, una disponibilità, cominciare gli amici del quartiere di Granze che è tagliato fuori dalla città, con cui li aiutiamo, con iniziative e quant'altro, con le università, con l'USL stessa che voleva chiudere. L'USL quando sono arrivato stava chiudendo l'ufficio dentro. Mi sono inventato tutto l'impossibile e devo ringraziare anche il direttore generale Fortuna quando è arrivato, che l'ha addirittura rinforzato. È un presidio sociale e sanitario importante con cui collaboriamo e facciamo iniziative, comprese quelle di per i bambini, di istruzione alimentare, ma non solo, anche sui funghi. Io c'ho la mania, i funghi bisogna saperli cucinare e nessuno te lo spiega, te lo dico, i chiodini non si possono saltare con l'aglio, bisogna bollirli per un'ora, sono velenosi e qua anche la normativa non è chiarissima, dice dopo adeguata, ci sono dei funghi che vanno trattati diversamente, stiamo facendo anche un libro, no, lo fa l'associazione micologica, ma è con l'USL e lo sosteniamo. Divulgato insomma su questi temi. Voglio dire, la parte pubblica è fondamentale su tante cose, soprattutto per migliorare il lavoro anche dei grossisti stessi, perché se c'è competizione e concorrenza, i grossisti guadagnano di più, ma sono stimolati a migliorare. Invece se si siede, ci sono sempre meno grossisti, pochi che fanno cartello, eccetera, gli stessi stranieri dicono: ma prima vedevo 10 tipi di limone o di mele, adesso vedo sempre la stessa, o due, tre, i prezzi sono più o meno allineati. Non va bene. NRR con fatica, non avendo trovato nei cassetti del MAP
alcunché, non c'era un progetto neanche per una croce del cane, niente. Abbiamo, ci siamo inventati dei progetti, anche lì non abbiamo avuto grandi diciamo fantasie da parte dei grossisti, quindi ci siamo un po' arrangiati e siamo riusciti a portare a casa 5 milioni circa, che però significa che ne devi mettere altrettanti, cioè PNR non è che arrivano dal cielo e tu stai là e li prendi tutti, devi avere progetti quasi esecutivi e devi soprattutto avere anche i soldi per pagare l'altra parte, perché il PNR non ti dà il 100% di un progetto. Va bene, l'abbiamo anche salvato perché c'è un'area che negli anni si è svalutata perché c'è un vincolo cimiteriale che normativa uguale ma con l'interpretazione corretta peraltro e nuova del comune non diventava più edificabile, invece con un accordo di programma che si farà prossimamente siamo riusciti a mantenere quella cifra del valore di quell'area che sono 3 milioni circa e non zero come sarebbe stato, quindi anche questo è stato un passaggio importante di attivazione. Ma tutte queste cose ci dicono una cosa fondamentale: il mercato, che è di proprietà del comune di Padova, quindi tutti noi cittadini, deve essere molto più seguito di quello che in 30 anni precedenti non è stato fatto, che solo con questa amministrazione si è cominciato a fare. Ma il Calcio Padova ha un nuovo presidente, Francesco Peghin, imprenditore padovano, capogruppo dell'opposizione in consiglio comunale, che nelle recenti amministrative, nella corsa a Palazzo Moroni, aveva sfidato l'attuale sindaco Sergio Giordani. Lo sport e il calcio sono passioni che uniscono e questo vale ancora di più per l'amore che in tanti abbiamo verso il Calcio Padova. Con queste parole il sindaco Sergio Giordani commenta la nomina e continua: quella di oggi è una buona notizia per la squadra e per la città. Auguro a Francesco il meglio in questo nuovo incarico e credo che da uomo di sport lo saprà ricoprire bene. La politica è su un altro piano e non c'entra nulla. Penso che né io né lui ci sogneremmo mai di mischiare tifo e politica. Tutti dobbiamo lavorare per il bene della nostra squadra e da parte mia ci sarà la massima collaborazione con la società. Quindi la mia entrata sarà un'entrata in chiave personale, direi mecenatistica, più che sicuramente non per nessun tipo di interesse. Non credo che coinvolgerà le aziende del mio gruppo, che devono stare concentrate sui mercati, ma sarà una cosa personale mia di pura passione a disposizione del Calcio Padova, di Giorgio Pugurliano e della città, perché il calcio, la squadra, l'emblema di Toro Sport, spero possa apprezzare l'impegno che verrà e cercare di fare meglio possibile. Un ringraziamento anche a Josef Ogurlian, persona che stimo molto e che ha deciso di permanere con tenacia nel suo impegno in città. E ora ascoltiamo nel commento l'assessore allo sport Diego Bonavina. Sono veramente felice di apprendere questa notizia di Francesco Peghin come nuovo presidente del Calcio Padova, perché lui negli anni ha dimostrato di condividere questa passione per il calcio. Lui è uno sportivo, è nato da sportivo, è un imprenditore, per cui anche tutte quelle voci per cui l'imprenditoria padovana era assente, credo che sia una risposta molto, molto importante da questo punto di vista. Auspico veramente che lui possa dare una mano importante a una persona che stimo tantissimo, che è Josef Ogurlian, e credo che ne abbia tutte le potenzialità e la capacità per dare una mano al Padova Calcio. Ovviamente voglio anticipare ogni tipo di polemica o qualcosa del genere sul ruolo che riveste e che ha rivestito Francesco Peghin, che sinceramente non mi interessa e non mi tocca, nel senso che ognuno ha ovviamente le sue idee. Io apprezzo e lo conosco da tanti anni Francesco Peghin, ci siamo confrontati tantissime volte anche su argomenti sportivi, per cui ribadisco la mia assoluta felicità di questa nuova pagina che si apre e auspico veramente che ci siano le più grandi soddisfazioni per la squadra, per la società, perché lo merita la città intera.
Secondo la classifica Agenas, l'ospedale di Padova è tra le eccellenze per assistenza e cure erogate. Il presidente della regione Zaia commenta così questo grande risultato. È con grande orgoglio che evidenzio che nel ristretto novero delle migliori aziende ospedaliere d'Italia compaiono entrambe le nostre strutture pubbliche del Veneto, le aziende ospedaliere di Padova e di Verona. Una conferenza delle performance sul tipo di assistenza e cura erogate e sull'accessibilità ai servizi sanitari. Valori che negli ospedali di Padova e del Veneto, mi preme sottolineare, continua il presidente di Regione Zaia, si affiancano alla ricerca scientifica e all'innovazione medica. Non a caso, se qualche giorno fa, proprio a Padova, abbiamo assistito al trapianto record di un cuore fermo da 20 minuti, primato mondiale. O se Verona guidi molte classifiche nei trapianti d'organo e nella cura di malattie rare. Siamo consapevoli di avere professionisti e strutture di eccellenza, ma riconoscimenti come questo possono dare ulteriore slancio. E così conclude: non ci adagiamo certo su questi risultati. Ho chiesto ai manager della nostra sanità un ulteriore sforzo, soprattutto nell'attività assistenziale e nella presa in carico del paziente. La chirurgia e la medicina sono davvero ad un livello d'eccellenza in Veneto e possono confrontarsi con i migliori ospedali del mondo. Ma il quid in più è proprio dare la sensazione ai pazienti di una presa in carico a 360 gradi, anche nelle fasi considerate erroneamente meno importanti o burocratiche del processo di cura. Si sta lavorando duramente su questo, non bastano le certificazioni di eccellenza, serve sempre lo sguardo oltre, verso ulteriori obiettivi. E anche per questa nuova edizione del TG Nord-Est è tutto, vi lascio alla programmazione di Caffè TV24 che continua con l'angolo di Scapaccino di Edoardo Sivori. Buona visione!